Bene, prima di tutto vorrei cominciare con un commento, con un suo commento sulla situazione in Ucraina, per favore. Ah, il commento in questo momento è di grande tristezza perché mi sembra che, indipendentemente dal fatto che sia pro o contro i russi, comunque la Russia, il suo governo, si è messa dalla parte sbagliata della storia, perché un'aggressione militare come quella che si sta verificando da qualche ora in Ucraina non è giustificabile neanche volendo mettersi nelle scarpe dei russi dal punto di vista storico, dal punto di vista delle loro preoccupazioni di sicurezza. È una aggressione che è stata condannata unanimemente in Europa, direi a livello globale. Ieri c'è stata un'importante riunione dell'Assemblea Generale, seguita da una seconda riunione del Consiglio di Sicurezza. La condanna è unanime ed è totale. Speriamo che ci siano ancora spazi per poter evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Ci sono stati contatti con il governo messicano nell'ambito di queste riforme costituzionali e al quadro normativo che il governo del presidente López Obrador sta promuovendo, sulle norme che riguardano l'energia in Messico, specificamente nel caso di Enel? Ma il nostro interesse è certamente quello di tutelare la presenza delle imprese italiane in questo paese. Enel ha certamente fatto degli investimenti molto importanti basati sulla regolamentazione, che è ancora la regolamentazione attuale, perché il progetto di riforma costituzionale del settore energetico è ancora in discussione in Parlamento. Chiaramente noi rispettiamo il governo messicano che è assolutamente legittimato a regolamentare questo come altri settori come vuole. Siamo anche desiderosi di dare, se possibile, un contributo alla discussione, visto che si tratta di un settore che è soggetto a una grande attenzione a livello globale, perché quello della transizione energetica è una questione che è direttamente correlata con la lotta contro il cambiamento climatico, forse la principale fra le sfide globali che la comunità internazionale deve affrontare oggi e verosimilmente nel futuro. Mi sembra che l'atteggiamento di Enel, ma questo bisognerebbe chiederlo a loro, non sia quello di un contrasto contro il governo. Quello più che altro è la volontà di una collaborazione, di sedersi intorno a un tavolo per vedere come l'azienda italiana, in un panorama di generazione energetica che in Messico, come nel resto del mondo, e a maggior ragione nel Messico per sue caratteristiche peculiari, l'abbondanza di sole, l'abbondanza di vento, le potenzialità geotermiche. È un discorso che va fatto guardando anche al futuro, come peraltro mi sembra che stia dimostrando anche l'andamento del dibattito del Parlamento aperto che si sta oramai svolgendo da qualche settimana. Comunque, atteggiamento sia da parte dell'ambasciata che credo dell'azienda italiana e delle altre aziende italiane che sono coinvolte nel settore energetico, non è quello di opposizione alla visione del governo, ma quello di una disponibilità a discutere e a collaborare per avere una cooperazione ancora più forte nel futuro, non certo per ritrovarsi in aule di tribunali internazionali. Si è parlato molto circa
2 anni fa, quando si sono conclusi i negoziati sul nuovo trattato tra l'Unione Europea e il Messico, di alcune delle caratteristiche del trattato. Poi si è detto che il trattato avrebbe dovuto essere, diciamo, avrebbe dovuto essere approvato da tutti i parlamenti europei e poi non se n'è più saputo niente. Quindi non so se si può aggiornare, ambasciatore. No, certo, è una questione che a noi interessa moltissimo. Devo dire che a volte faccio anch'io un po' fatica a seguire l'evoluzione delle discussioni, soprattutto a Bruxelles, che sono tecniche e di architettura del trattato. La questione è un po' più complessa, però diciamo per riassumerla in modalità, in termini più semplici, la scelta è fra... Siccome è un accordo di partenariato globale che regola, direi, a 360 gradi tutto il campo delle relazioni fra l'Unione Europea e il Messico, ha una parte commerciale, una parte che si riferisce agli investimenti, altre parti che sono più di cooperazione politica. Per cui per la ripartizione di competenze fra l'Unione Europea e i suoi Stati membri è soggetto a un processo di ratifica parzialmente sotto competenza del Parlamento Europeo e parzialmente sotto competenza dei parlamenti nazionali dei 27 Stati dell'Unione Europea. Ora, la ipotesi che si sta discutendo, siccome il processo di ratifica, soprattutto a 27, sarà verosimilmente molto lungo, è se non è il caso di separare quelle parti che hanno interessi concreti immediati, ad esempio tutta la parte commerciale che è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, e quindi spezzettare l'attuale testo che si è già negoziato, diciamo, le questioni concrete di sostanza sono già risolte, c'è già accordo fra Messico e Unione Europea. Quello che si sta verificando in questo momento è se non vale la pena di spezzettare questo testo in due o tre trattati diversi in modo tale che ad esempio la parte commerciale possa entrare in vigore quanto prima. Il problema è che la discussione tecnica su se spezzettare o meno il trattato sta di per sé portando via tantissimo tempo e devo dire che soprattutto in Messico l'ambasciata, le imprese italiane, le ambasciate europee, le imprese di altri paesi europei siamo veramente molto, molto ansiosi di vedere soprattutto la parte commerciale, ma anche quella di protezione degli investimenti, entrare in vigore il prima possibile. Quali contatti politici, commerciali, scientifici o culturali ci sono stati di rilevanza, ovviamente, recentemente tra l'Italia e il Messico, ambasciatore? Ma in realtà ora siamo tutti quanti con le dita incrociate sperando che veramente Omicron sia stato l'ultimo colpo di coda del Covid, malattia della quale non ci libereremo comunque tanto presto, ma già il passaggio a una fase endemica ci permetterebbe di trattarla più come alla stregua di un tipo di influenza, senza avere tutti i problemi e anche le storie di grande dolore, perché il Covid continua a mietere tante vittime ancora oggi, tanto in Messico come in Italia come nel resto del mondo. E quindi siamo in attesa di avere la conferma dei fatti che possiamo tornare a una vita, diciamo, secondo criteri più normali. Anche di ieri la pubblicazione del nuovo decreto da parte del Ministero della Salute in Italia che praticamente normalizza le problematiche di ingresso del paese, che per il Messico nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, sono state piuttosto gravose. Di fatto
sarà possibile per i messicani, ma anche per gli italiani residenti in Messico, a partire dal 1º marzo, entrare in Italia presentando un certificato di vaccinazione, ma senza limitazioni di tempo, senza esigenza di fare la quarantena. Chiaramente questa situazione, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, è stata negli ultimi 2 anni il maggiore impedimento a un flusso normale di viaggi, di riunioni, di relazioni fra i due paesi. Devo dire che noi già da qualche tempo stiamo assistendo a una ripresa soprattutto delle missioni commerciali e imprenditoriali in Messico, che ci fa ben sperare. Ma è storia di questi giorni. Ad esempio, oggi si conclude una visita di una delegazione della Commissione commerciale del Parlamento europeo, dove vi è un'importante componente anche italiana. Fra 2 settimane stiamo aspettando la visita della segretaria generale dell'Istituto Italo Latinoamericano, che verrà in Messico per definire alcuni meccanismi di cooperazione. La commissione binazionale, con la visita del ministro degli affari esteri italiano, onorevole Di Maio, in Messico, non è più una questione di rinvio indefinito del tempo, ma con i messicani oramai stiamo lavorando su una data che potrebbe essere subito prima o subito dopo l'estate. Nel settore culturale è praticamente relativamente più semplice organizzare la venuta di artisti o di gruppi musicali. Praticamente non ci siamo mai fermati neanche durante il Covid. Nel settore scientifico, proprio stamattina, in combinazione, abbiamo avuto un'importante riunione in Cancelleria per raggiungere un capitolo salute, dove esistono competenze molto importanti sia in Italia che in Messico, al tradizionale gruppo di settori dove cooperiamo. Insomma, stiamo avendo i primi segni concreti di un ritorno alla normalità e quindi di una effettuazione o programmazione di visite. Speriamo, incrociamo le dita, speriamo continui così e che il Covid non ci riservi nuove sorprese. Ha già parlato, ambasciatore, delle nuove norme in Italia che permetteranno ai messicani anche dal punto di vista turistico di visitare il paese. Sarà sufficiente il certificato di vaccinazione rilasciato dalla Secretaria de Salud qua in Messico, anche se il vaccino non è uno di quelli approvati Alla prima lettura del decreto sembrerebbe proprio di sì, poi non so se nella realtà pratica dell'applicazione della nuova regolamentazione a partire dal 1º di marzo si verificheranno delle problematiche che non sono state prese in considerazione, ma direi che per i messicani dotati certificato della Segreteria di Salute non ci dovrebbe essere nessun problema. Ottimo. Dopo la pandemia non è più stato ristabilito il volo diretto che esisteva prima tra Roma e Città del Messico. Ci sono negoziati in corso, si sta cercando di ristabilire un volo diretto o non ancora? Credo che dipenda più dalle capacità operative della compagnia ITA, che è sorta dalle ceneri di Alitalia. Non è un segreto che, anche per risolvere le problematiche che hanno a lungo afflitto Alitalia, ITA abbia almeno inizialmente delle ambizioni più limitate. Ho letto recentemente che si stava cercando di ristabilire una connessione diretta tramite ITA fra Roma e San Paolo in Brasile, che è probabilmente il volo commercialmente più valido per quanto riguardava le destinazioni in America Latina. Su Città
Città del Messico probabilmente, ITA ha anche un programma ambizioso di crescita, ma che va verificato gradualmente, peraltro anche alla luce di un mercato che ha risentito fortemente dell'emergenza sanitaria. Vedremo anche quali le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Ci sono anche altre possibilità che qui si è cercato di esplorare, ad esempio con il collega ambasciatore del Qatar, abbiamo visto la possibilità di concepire un volo Città del Messico Doha, che sarà un volo turisticamente importante in vista dello svolgimento del campionato mondiale di calcio alla fine di quest'anno, che potesse avere uno stopover a Milano per rendere la tratta ancora più attraente dal punto di vista del traffico di passeggeri e risolvere il problema di un collegamento diretto fra il Messico e l'Italia. Credo che lì ci siano delle problematiche commerciali di protezione da parte di Aeromessico, di Delta, che probabilmente non vogliono concorrenti non necessari sul traffico, su delle rotte che poi alla fine influiscono anche sui passeggeri che viaggiano o si fermano in Italia. Vedremo, certamente è interesse dell'ambasciata perché è direttamente connesso poi anche con il turismo, i viaggi per business, di sfruttare ogni occasione per poter ristabilire quanto prima un volo diretto fra l'Italia e il Messico. Continuano voli charter e low cost sulla Riviera Maya, su Cancun, che probabilmente avranno una cadenza e una costanza ancora maggiori se il Covid non darà più problemi nel futuro. Bene, ambasciatore, fra un mese, il 23 marzo se non sbaglio, è in programma l'Italian Design Day. Credo che sia un evento che si svolge normalmente a livello internazionale in diversi paesi, in molti paesi. State già lavorando su un programma per il Messico? La celebrazione della giornata del design italiano, così come tutti gli altri momenti tipici di promozione del Made in Italy, la settimana della lingua, la settimana della cucina, la giornata della ricerca scientifica italiana e così via, sono celebrazioni che si svolgono quasi contemporaneamente in tutti i paesi dove siamo presenti con un'ambasciata o con un consolato. Negli ultimi 2 anni chiaramente abbiamo dovuto aggiustare le modalità alle situazioni di contingenza sanitaria esistenti. Quest'anno stiamo, alla luce della dinamica del Covid, ora stiamo cominciando a lavorare su un programma di celebrazioni che verosimilmente terremo fra fine marzo e 1 aprile. Peraltro, normalmente la giornata del design italiano si celebra in connessione con lo svolgimento del Salone del Mobile a Milano, che è un evento internazionale di grandissima importanza, che è stato a sua volta rinviato a giugno proprio per ragioni di Covid. Se abbiamo già in programma l'arrivo di ambasciatori del design, tra l'altro l'anno scorso lo abbiamo celebrato in ritardo rispetto alla data normale proprio per ragioni di Covid. Stiamo pensando a delle iniziative nuove. Stiamo parlando con l'alcaldia Miguel Hidalgo per trasformare il parco
Parque Lincoln di Polanco in un parco italiano durante un fine settimana. Stiamo pensando in collaborazione con un'importante azienda italiana e con il suo rappresentante qui di donare alla Cancelleria messicana un'importante opera di design italiano. Abbiamo una serie di idee che cercheremo di concretizzare nelle prossime settimane, soprattutto se il Covid dovesse confermarsi in diminuzione, come sta succedendo da un paio di settimane a questa parte. Grazie mille, ambasciatore.